È magica l'atmosfera del borgo di Porciorasco, una frazione di Varese Ligure circondata da vallate immerse in uno splendido paesaggio naturale. Domenica 25 aprile, più di 700 piedi hanno percorso i suoi stretti viottoli di ciottolato che s'addentrano nell'anima antica del villaggio, per dirigersi poi nei boschi dell'Appennino, lungo il tratto sinuoso di strada che conduce direttamente alla vecchia chiesa di San Michele, a 2 chilometri dalla frazione di Teviggio, sulla via che porta al valico di Cento Croci. Per tutti noi partecipanti, circa 360, questa passeggiata organizzata dall'Associazione Ambiente Vivo è stata l'occasione non solo per festeggiare all'aria aperta la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo, ma anche per riflettere sulla necessità di conservare e proteggere le bellezze nascoste della nostra regione. Un cammino comune per testimoniare una rinnovata sensibilità verso quell'entroterra agricolo, ormai in molte zone quasi abbandonato, che è tuttavia parte integrante e insostituibile della nostra storia e delle nostre tradizioni. Una marcia per restituire valore civile al paese, passo dopo passo, come i vecchi partigiani, ma soprattutto per incorniciare l'affetto per il territorio in un quadro che ritrae un borgo fresco, profumato e intriso di ricordi. Passi affannati e svelti di giovani anziani che si sono rincorsi nel bosco, mentre i bambini saltellavano nel silenzio del sentiero, respirando l'aria leggera di un crinale che sa di resina e di cortecce, dove la linfa del presente ha l'eco del passato e delle cose autentiche. Purtroppo a custodire questi tesori è rimasta una sola famiglia, l'unica abitante del borgo che ogni giorno vive lottando con le fatiche quotidiane, tra memorie distorte e sguardi di passeggeri distratti. Agli occhi di molti può apparire infatti solo un insieme di vecchie case sperdute fra angoli di cielo e di verde, che non aspettano altro che le sporadiche visite di una folla sorpresa per affacciarsi ad occhi nuovi, per ritrovarsi un po' e farsi trovare. Ma se ci si ferma un attimo ascoltando in silenzio i ritmi e i rumori della natura, i muri di quel borgo sembrano perfino parlare per raccontarci antiche vicende di quei contadini e valligiani che li hanno costruiti pietra su pietra. Il vento che agitava i loro vestiti non è straniero. È lo stesso che accompagna i nostri passi mentre ci accorgiamo di quanto patrimonio naturalistico e storico abbiamo vicino a casa, senza andare a cercare lontano. Comprendiamo che una semplice passeggiata fra sentieri non battuti dal turismo di massa costituisce un'esperienza genuina e rigenerante sia nel fisico che nello spirito. Porciorasco è un luogo dove la quiete trova dimora. Ogni piccola cosa torna a vivere animata dall'incanto di chi lo osserva, dall'entusiasmo e dai sorrisi di chi varca quelle continue soglie che rimandano a passaggi segreti. Sotto quel sole che rendeva ogni scorcio ancora più pittoresco, la voglia di conoscere ci ha uniti nell'armonia della natura e dell'amicizia. Sotto quel sole che rendeva ogni scorcio ancora più pittoresco, la voglia di conoscere ci ha uniti nell'armonia della natura e dell'amicizia. Quando i raggi si sono fatti più intensi, proprio lì, di fronte alla chiesa settecentesca di San Michele, di impronta barocca, ci aspettava un succulento asado messo a rosolare sin dalle prime luci dell'alba su grandi griglie. Il fumo delle carni arrostite, dopo quella camminata, ci ha richiamato sensazioni di un tempo, in cui i sapori erano più veri, che vissuti nei loro luoghi naturali e gustati coi giusti ritmi. Seduti sui muretti, di fronte all'unica casa abitata,
abbiamo ricevuto l'accoglienza calorosa dei due gentili anziani che ci hanno offerto con gioia una fetta della loro vita, come se avessero le chiavi di quel posto da tanti anni e fossero orgogliosi di aprirlo a noi come un regalo. I bambini hanno esplorato con curiosità ogni stranezza del percorso, avventurandosi sotto quegli archi bui e dall'aspetto un po' pauroso, alla sfrenata ricerca di una meraviglia nascosta, in bilico tra vecchie travi di legno impolverate e oggetti distrutti, illuminati dalla poca luce che filtrava dalle fessure e attratti dalle loro fantasie, nuove ad ogni varco inaspettato. Incuriositi sono poi anche entrati nella villa il cosiddetto Castello De Paoli, un maestoso edificio della stessa epoca della chiesa, e hanno giocato nei saloni vuoti, facendo risuonare quelle stanze antiche con le loro risate. In questo borgo magico tutto assume un aspetto misterioso, a tratti malinconico, pervaso da un senso di irrequieto abbandono che sembra quasi voler far riaffiorare le impronte di una popolazione assente. Un villaggio fantasma, adatto per sognare incontri romantici. Un luogo di pace, dove, se vogliamo, possiamo farci trasportare, leggiadri, volando sulla nuvola della storia. Dopo una passeggiata in compagnia, tra sorrisi e battute scherzose, anche un pranzo veloce può essere simpaticissimo e soddisfacente. Carne, vino, frutta. Basta poco per rimettersi in forze e per lasciarsi poi pigramente cullare dall'aria di campagna come se fossimo a bordo di un'immensa barca verde e naturale, costituita dall'intera vallata. Al termine della gita, mentre il sole ci scaldava creando sui muri giochi d'ombre, il gruppo si è radunato intorno a Marino Fiasella, presidente dell'Associazione Ambiente Vivo, che ha dedicato una targa onorifica al borgo di Porciorasco, nelle mani del sindaco Michela Marconi, la quale con un leggero velo di commozione ha ringraziato tutti di cuore. Prima di avviarci sulla via del ritorno, ci siamo soffermati nel piccolissimo cimitero al confine del borgo per dedicare qualche minuto al ricordo di una delle ultime abitanti del villaggio, detta la sentinella di Porciorasco, che ormai novantenne aveva lasciato quel posto per sempre la settimana prima. Un omaggio alla sua memoria e una riflessione sul nostro cammino. Visitare Porciorasco rappresenta un tuffo nel passato, un viaggio verso le radici della Liguria, ma anche un'esperienza che ci apre gli occhi sul futuro, mettendo in evidenza ciò che di più bello la natura ha conservato fino ad ora. Seppure nella sua remota desolazione, offre una sensazione di benessere, di completezza e una serena voglia di mantenere intatto il senso di ciò che è stato, per riconoscere i valori più umani, quelli per cui, ancora oggi, vale la pena di progettare il domani.